Coronavirus, 2 decessi e 4 ricoveri, malattie infettive, al Cardarelli 44 pazienti, 392 nuovi casi, positività al 14%. Baby gang e allarme sociale, il questore di Campobasso Conticchio: chiediamo aiuto alle famiglie che supportino la scuola e lo Stato nell'arginare questo disagio. Intanto emergono nuovi dettagli sulle indagini. Bancarotta fraudolenta, arrestato l'imprenditore Camillo Colella, la misura cautelare per il fallimento della Como SRL, disposto sequestro per un valore di 70 milioni di euro, l'ingegnere in carcere, l'avvocato difensore, provvedimento sproporzionato. Giorno della memoria, Liliana Segre scrive agli studenti molisani: siate vigili, informati e solidali, Campobasso ricorda le gesta del comandante Tosti che salvò 4.000 ebrei. 200 tonnellate di rifiuti speciali in aree protette, 3 persone denunciate dai carabinieri di Campobasso. Infine lo sport, futsal, successo sulla Lazio e prima fase di Coppa Italia centrata, il CLN Cusmolise vive un momento felice dopo l'ultimo match di recupero di ieri sera al Palaunimo. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione. Tante notizie nel telegiornale, lo avete sentito dai titoli. In apertura ci occupiamo del coronavirus con l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale del Molise, 2 decessi e 4 ricoveri al Cardarelli, i degenti salgono a 44, sentite. Ancora 2 decessi, non ce l'hanno fatta un uomo di 87 anni di Larino che era ricoverato in malattie infettive ed un 83enne ricoverato in anziano fragile. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 526. 4 gli ingressi in malattie infettive, pazienti di Belmonte, del Sannio, Termoli e 2 di Isernia. Al Cardarelli i degenti sono 44, di cui 3 in rianimazione, 14 non vaccinati. Capitolo positivi, sono 392 i casi delle ultime ore, 66 al molecolare, 326 all'antigenico, 2781 gli esami refertati, 1183 molecolari con tasso di positività al 14%, 266 guariti. I molisani alle prese con il virus salgono a 9.416, mentre i soggetti in isolamento sono 4.679. La cronaca: bancarotta fraudolenta, arrestato l'imprenditore isernino Camillo Colella, la misura cautelare per il fallimento della società Como SRL, disposto sequestro per un valore di 70 milioni di euro, l'ingegnere attualmente in carcere, l'avvocato difensore dice provvedimento sproporzionato, sentite. L'imprenditore Camillo Colella è stato arrestato all'alba a Isernia dal nucleo di polizia economico-finanziario di Roma col sostegno logistico della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Pentro. Bancarotta fraudolenta, l'ipotesi di reato nei confronti dell'ingegnere attivo nei settori immobiliare, delle acque minerali ed alberghiero. Colella sarebbe stato arrestato per il fallimento di una società immobiliare, la Como SRL, riconducibile all'imprenditore isernino. Il portale Isernia News ha intervistato sull'argomento il legale di Camillo Colella, l'avvocato Alessandro Diddi. La custodia cautelare in carcere, dice, è assolutamente sproporzionata. Poi aggiunge: sul fallimento c'è un ricorso pendente in Cassazione che, se fosse accolto, verrebbe meno il fondamento su cui poggia l'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta. La misura restrittiva del giudice per le indagini preliminari, Massimo Marasca di Roma, sarà dunque impugnata al più presto. Baby gang a Campobasso è allarme sociale, chiediamo aiuto alle famiglie che supportino la scuola e lo Stato nell'arginare questo disagio, ha detto il questore del capoluogo di regione Giancarlo Conticchio, intervistato questa mattina da Valentina Ciarlante, sentite. Un vero e proprio branco composto da ragazzi giovanissimi di ogni estrazione sociale ha imperversato per mesi a Campobasso. Alcuni di loro, guardando i video che il gruppetto postava sui social per esaltare delle gesta orribili, si sono avvicinati per spirito di emulazione e così il branco ha acquisito ancora più forza.
partendo dalle vicinanze della scuola dove i ragazzini riuscivano a farsi cedere piccoli quantitativi di soldi dai loro coetanei con strategie di prevaricazione, il branco si spostava verso il centro, esplicitando una violenza che fa paura anche su persone anziane e fragili. Questi alcuni dettagli dell'operazione condotta dalla squadra mobile di Campobasso, con cui sono stati identificati 11 minorenni del capoluogo, accusati addirittura di associazione a delinquere. Ma cosa spinge un ragazzino a rendersi autore di tali atti di violenza? A questa domanda ha risposto il questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio, che all'indomani del primo risultato di un'indagine su cui i media nazionali hanno acceso i riflettori e che prossimamente lascerà emergere delle novità, ha delineato i contorni di un allarme sociale. Questore Conticchio, la criminalità minorile è stata segnalata come un alert anche durante la scorsa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Voi vi siete mossi subito perché negli ultimi mesi a Campobasso è nato, è scoppiato un fenomeno, quello delle baby gang. Cosa sta accadendo? Ma sicuramente è dovuto a un momento di disagio sociale, un disagio giovanile che è scoppiato con questo fenomeno di aggressione incontrollata. Noi siamo partiti subito dalla prima segnalazione che ci è giunta e questa segnalazione è stato un campanello di allarme. Campanello di allarme che è seguita subito un'attività investigativa della squadra mobile che ha portato ai risultati che voi tutti sapete. Sono scenari allarmanti e al tempo stesso pericolosi, perché aggredire persone senza motivo di certo non è bello. Io pongo l'attenzione sulle famiglie, perché comunque il problema resta delle famiglie. Le famiglie devono fare la loro parte, la scuola deve fare la propria parte, perché le agenzie di controllo sociale servono proprio a questo. Dobbiamo stare attenti ai campanelli di allarme. Questo è stato un grosso campanello di allarme. Anche in questo caso siete intervenuti prontamente grazie alle segnalazioni dei cittadini, segnalazioni che possono arrivare anche tramite l'app Youpol. Sì, è un'app importante perché consente in tempo reale di fotografare quello che accade. Io invito le persone a scaricarsi questa applicazione, dove si può fare la segnalazione in forma anonima senza essere poi rintracciati dalla polizia. Fate le segnalazioni, è importante monitorare quello che accade in città. Sull'argomento le parole della garante dei diritti della persona, Leontina Lanciano, che chiede di velocizzare l'iter per ripristinare l'osservatorio regionale sui minori. Ha preso con preoccupazione le notizie diffuse, dice, ciò conferma che anche una regione apparentemente tranquilla come il Molise non sia immune dal fenomeno del bullismo. Tuttavia, aggiunge Lanciano, i fatti odierni sembrano indicare un innalzamento del grado di allarme sociale, dal momento che non si tratterebbe di episodi isolati, ma, secondo quanto riferito dagli organi di informazione, di una vera e propria baby gang. Alla luce di quanto accaduto, ritengo che l'attività di sensibilizzazione vada potenziata, oltre che, come detto, al celere ripristino dell'osservatorio regionale sui minori. Cambiamo argomento, corsa al Colle, ancora un nulla di fatto, domani potrebbe essere la giornata decisiva. Nel TG delle 14 è intervenuto in diretta il grande elettore del Molise, Andrea Greco, del Movimento 5 Stelle. Vi proponiamo uno stralcio del suo intervento, sentite. Chiaramente la scheda bianca è una apertura, questo dobbiamo farlo capire ai cittadini, cioè non si sta qui a perdere tempo, perché altrimenti tutta la narrazione, il mainstream sembra quasi che no, voglia narrare una fetta di paese che sta qui a perdere tempo. In realtà fare scheda bianca è un modo per dire alle altre politiche: sediamoci in maniera seria e capiamo quale può essere il miglior profilo per il paese. Questo è quello che è accaduto oggi. Le trattative sono molto intense e io voglio solo ricordo soprattutto al centrodestra che l'articolo 87 della Costituzione è abbastanza chiaro, no? Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, per cui chiaramente non possono esserci delle indicazioni che siano estremamente di parte, non possono esserci delle indicazioni che siano di una sola fazione politica, perché il capo dello Stato ha dei ruoli importantissimi, e questo voglio dirlo anche ai cittadini, cioè, nella storia, storicamente ci sono stati presidenti della Repubblica
che per arrivare ad essere eletti, insomma, si è votato 10, 15, 16 volte, insomma, anche più di 20 a volte. Quindi è chiaro che sono trattative lunghe, ci vuole molto tempo. Purtroppo, chiaramente in questa fase il paese non vuole sentire parlare di assetti di potere, ma vuole sentire parlare di cose che interessano realmente ai cittadini. Il capo dello Magari, Stato Greco, è magari qualcosa questa di assolutamente importante. interlocuzione insomma, andava avviata un po' prima rispetto a 4 giorni fa, mi permetto di dire, insomma, si poteva, visto che non è semplice trovare la quadra, stiamo vedendo, no? Anche perché poi ogni giorno le quotazioni di un nome piuttosto che di un altro salgono o scendono. Quindi a tal proposito le chiedo, in queste ore, quale nome è più gradito al Movimento 5 Stelle? Perché insomma, si parla molto di Elisabetta Belloni, che ha collaborato con Di Maio alla Farnesina prima di essere spostata ai servizi segreti. Potrebbe essere un profilo gradito a voi questo? No, guardi, io non mi faccio prendere la responsabilità di bruciare nomi o cose del genere, perché questa poi è una pratica invalsa un po' ovunque, no? Quella di bruciare nomi. Io sono l'ultima persona che vuole bruciare nomi, perché purtroppo è questo quello che, ahimè, molte forze politiche stanno facendo qui dentro da giorni. È vero che le trattative potevano e dovevano iniziare prima. Però io ho un po' di memoria storica della politica e non è mai accaduto. Quindi anche nei momenti forse più bui della Repubblica, così come quello che stiamo vivendo, sicuramente non è un momento felice. Però è sempre accaduto così, è sempre stato così. E io mi auguro che queste ore possano servire. Da domani addirittura si voterà 2 volte al giorno. Per me è più che giusto, io voterei anche 10 volte al giorno, vi dico la verità. Però chiaramente bisogna fare i conti anche col Covid che è qui dentro, con l'emergenza sanitaria, anche qui. Tempi quindi Certo. più dilatati. Domani sera alle 21 torna Conto alla rovescia, le anticipazioni del conduttore Pasquale Damiani. Sentite. Domani sera Conto alla rovescia, Campobasso ed Isernia ai raggi X. I due capoluoghi sono alle prese con un Covid che sta imperversando, sono i centri più colpiti della regione Molise e la gente è molto preoccupata. Ci occuperemo anche degli aspetti più importanti che stanno vivendo gli amministratori dei due comuni, Campobasso ed Isernia, e parleremo anche del fenomeno delle baby gang che imperversano sia a Campobasso che ad Isernia. Ebbene, di tutto questo ne parleremo domani sera con graditi ospiti. Per Campobasso saranno nei nostri studi l'assessore Simone Cretella e i consiglieri comunali Antonio Battista ed Antonio Tramontano. Per quanto riguarda Isernia, avremo in studio il vice sindaco Federica Vinci, il consigliere comunale, battagliero come sempre, Giovan Carmine Mancini e Filomena Calenda nella duplice veste sia di consigliere comunale ma anche di consigliere regionale. Con lei parleremo anche di alcuni aspetti della vita politico-amministrativa della regione Molise. Vi aspetto con piacere domani sera alle ore 21 su questa rete con Conto alla rovescia. Giorno della memoria, la senatrice a vita Liliana Segre ha scritto un'accurata lettera agli studenti molisani, ce ne parla Valentina Ciarlante. Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, salvando migliaia di prigionieri e scoprendo così l'orrore che era stato perpetrato dai nazisti. Il 27 gennaio è la giornata in cui si onora la memoria di chi non è riuscito a essere liberato, di chi non è scampato a quell'assurda furia, come il padre e i nonni di Liliana Segre, senatrice a vita arrestata all'età di 13 anni perché ebrea e reclusa. Dopo i 40 giorni di San Vittore proprio ad Auschwitz. Qui rimase per un anno la giovane Liliana, i lavori forzati, l'amicizia con una ragazza che non rivide più dopo l'ennesima selezione a cui venivano sottoposti i prigionieri dai militari tedeschi, poi la marcia verso la Germania e la liberazione. Da allora la senatrice Segre è diventata un simbolo, le sue testimonianze sono un contributo prezioso per capire cosa davvero avvenne in quei luoghi e un monito perché simili
simili orrori non accadano mai più. Il Molise le è vicino da sempre, tante le cittadinanze onorarie che le sono state tributate. E poi c'è stata la lettera accorata dei bambini della scuola Giovanni Paolo II di Campobasso, che un anno fa le inviarono una lettera. Sentitamente lei rispose, sottolineando come proprio i giovani debbano essere le sentinelle della memoria. Oggi, 27 gennaio 2022, Liliana Segre ha voluto inviare un messaggio a tutti gli studenti molisani. Questo è il giorno in cui le truppe sovietiche entrarono nel campo di Auschwitz e scoprirono al mondo l'orrore della Shoah, si legge nella missiva, dello sterminio sistematico del popolo ebraico e di altre minoranze come gli omosessuali, gli zingari, i malati. Ma forse non tutti sanno che l'orrore in effetti non finì il 27 gennaio del 45. Noi detenuti ancora in vita, alcuni giorni prima eravamo stati costretti a spostarci verso ovest, verso il cuore della Germania. Iniziò allora la cosiddetta marcia della morte. Il freddo, il gelo, la fame, lo spossamento fisico portarono alla morte di altre migliaia di persone. Arrivammo in poche decine, fummo liberi solo i primi di maggio del 1945. Questo è stato, e come ci ha ammonito Primo Levi, potrebbe accadere ancora se non saremo sempre vigili, attenti, informati, solidali e attivi. È l'ennesimo messaggio di una donna che ha perso gli affetti più cari nelle camere a gas e che ha visto morire tutto intorno persone innocenti, uccise da chi agiva in nome di razzismo e discriminazione. Un messaggio che invita tutti a diventare testimoni, proprio come Liliana Segre, a combattere i negazionisti e a farsi portavoce del mai più la Shoah. La città di Campobasso ha invece celebrato l'illustre cittadino Massimo Tosti, comandante dei carabinieri che salvò 4.000 ebrei. Sentite. Il capitano Massimo Tosti ha salvato oltre 4.000 ebrei. Nella giornata della memoria, il comune di Campobasso ha voluto celebrare l'illustre cittadino, presentando il libro A testa alta di Giuseppe Altamore, in cui si raccontano le gesta eroiche del carabiniere nato nel capoluogo di regione il 13 febbraio del 1901. A testa alta, scritto da Altamore, che parla di un nostro concittadino, il capitano Tosti, carabiniere, che durante la sua vita e durante, insomma, la Seconda Guerra Mondiale ha salvato oltre 4.000 ebrei. Una storia abbastanza sconosciuta che intendiamo portare all'attenzione dell'opinione pubblica, con l'impegno anche di pensare ad un riconoscimento per questo nostro illustre concittadino. L'assessore Felice, come avete sentito, verificherà la possibilità di far nominare Tosti tra i giusti e di dedicargli una strada della città. La presentazione del libro è stata impreziosita dalla presenza e dai racconti di Giancarlo Tosti, figlio del comandante eroe. Contestualmente, per la giornata della memoria, su iniziativa della Commissione Cultura, l'amministrazione comunale ha deciso di collocare una mailbox presso la bibliometateca cittadina per invitare tutti, grandi e piccoli, a condividere il proprio pensiero lasciando una lettera che racconti la storia personale di una deportata o di un deportato, di un giusto o di una giusta, corredando la storia con personali riflessioni. Si è pensato, grazie anche al coinvolgimento della minoranza, in particolare della professoressa Chierchia, metteremo a disposizione proprio qui nella bibliomediateca una mailbox dove invitiamo soprattutto i ragazzi a portare un loro pensiero, una lettera, un'esperienza di quello che loro conoscono in merito alla Shoah, in merito a persone illustri, ai giusti delle nazioni, per avviare poi con loro un dialogo che prosegue, ma che già sappiamo essere molto presente in tutti gli istituti scolastici della nostra città. Esiste un olocausto dimenticato, è quello di Rom e Sinti, 500.000 o forse 1 milione di zingari uccisi e cremati nei campi di sterminio nazisti. Nicola De Santis. Esiste un olocausto dimenticato dalla storia, lo sterminio di Rom e Sinti. 1 milione o forse più gli zingari spediti dal nazismo nei campi di concentramento e poi trucidati nei territori europei invasi dalla Germania di Hitler nel nome del delirio eugenetico tedesco. L'associazione culturale Rom in Progress, che opera sul territorio nazionale molisano al fine di combattere stereotipi e pregiudizi che spesso gravano sulle comunità Rom e Sinti, ha voluto nella giornata della memoria ricordare il Samur Daripè, l'olocausto degli zingari.
Ricordare l'eccidio dei popoli Rom e Sinti serve soprattutto ad evitare che la storia possa ripetere gli stessi tragici errori. Per noi è il significato oggi di un giorno molto importante, poiché non spesso viene ricordato quella che per gli ebrei è la Shoah, per noi Rom e Sinti è il Samurdaripè. Samurdaripè che spesso appunto non viene ricordato nella storia, soprattutto nei libri di storia. Tant'è vero che abbiamo voluto organizzare questa iniziativa del Samurdaripè dimenticato proprio con le scuole, ripartendo da lì, insieme con l'Istituto Isis Cuoco Manuppella, proprio perché abbiamo ascoltato la vicinanza anche di questi ragazzi, ma soprattutto il sostegno che poi ogni anno questo istituto dà a quella che è questa iniziativa. Quindi è importante poter partire dalle scuole, ma soprattutto dare un segno, un significato importante, poiché anche qui in Molise molti Rom e Sinti furono internati nei campi di concentramento. Come sappiamo, ci sono anche dei campi di concentramento qui in Italia dedicati proprio a Rom e Sinti. Uno di questi è proprio ad Agnone dove c'era l'ex convento di San Bernardino, un campo dedicato proprio a Rom e Sinti. Oggi è bruttissimo ancora non essere riconosciuti da tutte queste atrocità e barbarie che sono stati fatti anche contro Rom e Sinti. È importante oggi dare un segno molto significativo a questa giornata, e quindi per noi Rom e Sinti è importante ricordare anche questo nostro olocausto. No? Giorno della memoria, il messaggio del Presidente della Regione Donato Toma, ricordare per attualizzare, non va mai abbassata la guardia, dice Toma, occorre essere sempre vigili, respingere ogni forma di rigurgito malevolo, ribadire l'importanza di principi quali l'educazione, la tolleranza ed il rispetto della diversità e il significato più autentico e più attuale di questa giornata. La memoria è un elemento indispensabile dell'umanità, dice invece il presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, e non dobbiamo mai dare per scontato determinati concetti. La giornata della memoria è anche un momento di riflessione, se pensiamo che nel mondo si registrano ancora conflitti interni, barbarie civili, presenza di gruppi terroristici e instabilità politiche, è facile immaginare quanto siano preziose la democrazia e il clima di stabilità politica ed economica raggiunte faticosamente dai nostri nonni dal secondo dopoguerra in poi. E la stagione degli Amici della Musica riprenderà sabato prossimo alle 18.30 al Teatro Savoia con l'appuntamento riservato alla Shoah dal titolo La corda rotta, un violoncello nel ghetto di Terezin, con le musiche di compositori che hanno perso la vita nei campi di concentramento. Gli interpreti sono Paolo Marzocchi al pianoforte, Valentina Coladonato soprano e Guido Barbieri autore dei testi e voce narrante. Per la morte dell'isernino Daniele Skerletic, il GUP del Tribunale di Biella ha rinviato a giudizio il primario del reparto di urologia dell'ospedale di Ponderano con le ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni gravissime e falso, come afferma il sito isnews.it. Il decesso del quarantenne molisano avvenne nell'agosto del 2016 dopo una serie di vicissitudini che lo condussero infine all'ospedale di Ponderano. Nella struttura della provincia di Biella fu diagnosticato un carcinoma che partiva dalla vescica. Dopo 3 interventi chirurgici sopraggiunse il decesso perché il quadro clinico era ormai compromesso. Dopo indagini lunghe e complesse si è giunti al rinvio a giudizio del primario. La famiglia Skerletic è assistita dall'avvocato Danilo Leva, tra i consulenti anche il medico legale Nicandro Bucceri. Smaltirono illegalmente 200 tonnellate di rifiuti speciali in aree protette, 3 persone sono state denunciate dai carabinieri del NOE di Campobasso, 4 discariche abusive di rifiuti speciali nell'agro di San Martino in Pensilis.
i rifiuti, ben 4 ecoballe abbandonate in aperta campagna, sono provenienti da aziende dell'area campana. Le indagini hanno consentito ai militari dell'Arma di individuare una società di trasporto di rifiuti della provincia di Caserta che, avvalendosi della complicità di un noto pregiudicato del posto, ha smaltito illecitamente nei territori di San Martino in Penzlis oltre 200 tonnellate di rifiuti speciali. Continuiamo con la cronaca, perché i carabinieri di Isernia sono riusciti a individuare a Fragnete un'autovettura con a bordo 4 persone che poco prima avevano tentato un furto, ma erano state sorprese dal proprietario di un'abitazione di Colle al Volturno. L'uomo aveva richiesto l'intervento del 112, le immediate richieste diramate dalla centrale operativa alle autovetture di servizio hanno consentito di individuare l'auto in fuga, che è stata prontamente intercettata dai militari della sezione radiomobile. La contestuale perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire all'interno del cofano un grosso martello, lungo cacciavite, una torcia elettrica, guanti di gomma e numerose chiavi per porte di vari modelli, tutto materiale sottoposto a sequestro unitamente all'autovettura, peraltro priva di copertura assicurativa. Il conducente è stato altresì sanzionato in via amministrativa per essere sprovvisto di patente di guida, perché revocata. Sul conto delle persone fermate risultano numerose segnalazioni nella banca dati delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Cambiamo argomento, ora occupiamo di Stellantis, perché nelle ultime ore il capo delle risorse umane, appunto, di Stellantis, Xavier Cherot, ha ribadito l'importanza che hanno l'Italia e la Gigafactory di Termoli nel progetto industriale. Sentite Valentina Ciarlante, che ne ha parlato, grazie anche al collega Emanuele Bracone, con Marco Laviano della segreteria FIM CISL Abruzzo Molise. Un polo industriale che catalizzerebbe l'attenzione di tutto il centro-sud e che registrerebbe l'arrivo di numerosi partner, oltre che garantire posti di lavoro. Questo, nei desiderata dei più, dovrebbe diventare Termoli grazie alla Gigafactory di Stellantis, cioè lo stabilimento unico in Italia destinato a produrre batterie per auto elettriche. Ma il progetto e la sua realizzazione erano certi solo fino a una settimana fa. Dopo l'intervista al Corriere di Carlos Tavares e la visita a sorpresa proprio del CEO di Stellantis a Termoli, i dubbi sono aumentati, tanto che ora si rischia di vedere sfumare un'iniziativa molto importante e ci sono molti timori a livello diffuso per i livelli occupazionali. C'è un dialogo in corso col governo, ha detto il manager portoghese, e nelle ultime ore il giornale.it riporta alcune indiscrezioni che parlano di un investimento da parte della ex Fiat di 2 miliardi e mezzo di euro per la Gigafactory di Termoli e di una interlocuzione con l'esecutivo Draghi che sarebbe a buon punto. Sempre nelle ultime ore, al quotidiano La Stampa, Xavier Cherot, capo delle risorse umane di Stellantis, ha gettato acqua sul fuoco, definendo l'Italia un pilastro fondamentale per la strategia del gruppo e la Gigafactory di Termoli una grande opportunità di competitività e sviluppo per il paese. Sul punto Marco Laviano, eletto da poco nella segreteria interregionale della FIM CISL Abruzzo Molise, ha garantito massimo impegno per il territorio e per i lavoratori. La preoccupazione più grande per tutti quanti noi, per il nostro territorio, resta anche poi eventualmente la riconversione di tutto il personale addetto e qualificato che attualmente lavora nel nostro stabilimento. Noi contiamo ancora circa 2.200 addetti e questo capitale umano, che oggi è fatto di è un insieme di risorse e competenze maturate negli anni, per noi non può essere perso nella maniera più assoluta. Quindi un programma serio di riconversione di questo personale deve essere applicato già da oggi, perché gestire gli spostamenti della produzione endotermica verso quella elettrica, nel momento in cui il calo delle richieste dei motori ci sarà, deve essere affrontata soprattutto attraverso una formazione, perché come il FIM CISL ci siamo sempre battuti affinché la formazione continua del lavoratore porta a creare e migliorare le competenze soprattutto per le aziende. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Thank you.
Previsioni del tempo per venerdì 28 gennaio sul Molise, nubi in aumento nella seconda parte della giornata con possibilità di precipitazioni, venti deboli, mare poco mosso, queste le temperature nei maggiori centri della regione. Campobasso minima 4, massima 10, Isernia minima 2, massima 11, Termoli minima 7, massima 12, Venafro minima 2, massima 10 gradi. Davvero tutto per questa edizione, restate con noi, linea alla regia, consigli per gli acquisti, tra pochissimo la pagina sportiva con una super prestazione del Cus Molise, ma parleremo anche di Campobasso e Isernia, tra poco. Lo sport, iniziamo dal futsal, successo sulla Lazio e prima fase di Coppa Italia centrata. Il Cus Molise vive un momento felice, ieri sera il successo seguito per noi da Vincenzo Ciccone, sentite. Un successo, la certezza della qualificazione alla Coppa Italia, la possibilità in caso di passo falso del Pomezia nel recupero di martedì a Pescara di chiudere anche al secondo posto il girone d'andata nel girone C del futsal di Serie A2. Diversamente invece si materializzerebbe una terza piazza. Il CLN Cus Molise vive un recupero infrasettimanale esaltante contro la Lazio in una gara dalle mille emozioni. Sono i biancocelesti a passare in vantaggio dopo un iniziale predominio con Chirelli. Il CLN Cus Molise però non si scompone, riesce a trovare anche il pari con Lucas. La frazione continua a essere intensa ed anche l'avvio di ripresa è carico di emozioni finché Ruanzigno, sotto porta, non fa 2-1 per i padroni di casa. E la Lazio però stavolta a trovare il pari, sempre con Chirelli. Ma l'inerzia giusta se la conquista il quintetto di Marco Sanginario, con l'intuizione di Moraes. La Lazio prova a rientrare, ma non trova il pari ed il finale è anche all'insegna della grande tensione, ma comunque della festa rosso-blu per tre punti importantissimi. Complimenti al Cus, ora il calcio di Lega Pro, parliamo del Campobasso che domenica sarà di scena ad Andria in palio, un pezzo di salvezza, la formazione pugliese alle prese con alcune defezioni per via di positività al Covid, mentre Cudini potrà contare sulla migliore formazione, avrà tutti gli elementi a disposizione e potrebbe giocare dall'inizio Mercai appunto nell'11 titolare domani mattina, domani seduta tecnico-tattica, sabato mattina poi la rifinitura e la partenza nel pomeriggio per Andria con le ultime indicazioni dal campo sulla formazione che scenderà in campo. Il calcio di eccellenza, l'Isernia San Leucio Rocca Sicura è attesa da un tour de force tra campionato e Coppa Italia, sentite. Isernia attesa da un tour de force tra impegni di campionato e la decisiva sfida di Coppa Italia contro il Guglionesi, con vista sulla finalissima. Ma andiamo con ordine, Panico e soci sono alle prese con intense sedute di allenamento in vista della prima gara del nuovo anno, in programma domenica a Pietramonte Corvino, in casa di una squadra che deve ancora centrare la salvezza e che non regalerà nulla. Sette giorni dopo, il 5 febbraio, i biancocelesti riceveranno a Lancellotta la visita dell'Aurora Aururi, che all'andata, vincendo, iniziò a far scricchiolare il progetto tecnico di Pecoraro. Altra gara da prendere con le molle, al cospetto di un avversario che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Mercoledì 9, invece, sarà il turno della Coppa Italia, sempre a Lancellotta, ma questa volta in campo andrà il Guglionesi. Si partirà dallo 0-0 maturato nel match di andata, semifinale aperta ad ogni risultato e dal fascino indiscusso. Pochi giorni dopo, nuova sfida tra biancocelesti e biancoverdi, ma a campi invertiti e per il campionato. Insomma, un fine gennaio e un inizio mese di febbraio impegnativi per l'Isernia San Leucio Rocca Sicura, che dopo la lunga pausa tra Natale e le complicazioni Covid vuole essere protagonista su entrambi i fronti. L'obiettivo del presidente Francesco Traisce è giocare e vincere la finale della manifestazione tricolore e scalare la classifica in campionato. A De Bellis il difficile compito di accontentare il professore Unimo. Bene, tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.